And now, ladies and gentlemen, please welcome Alessandro Mancini and Daniele Coscarella. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie. È un onore, grazie, è un piacere. Buongiorno, grazie mille. Vale 50 miliardi di dollari. La società di Facebook, il sito di social network, è stato quotato 50 miliardi di dollari. Però io che avevo il dubbio di essere un cretino a stare tutto il giorno su Farmville, invece faccio parte di business colossale. A me piacerebbe essere taggato sul conto corrente di Mark Zuckerberg. Pure io. Bene, andiamo avanti con le notizie. Stuxnet atomico. Stuxnet è il virus che ha fermato la centrifuga di arricchimento dell'uranio in Iran. Pare incredibile come oggi che siamo diventati paradossalmente una cyber società basti così poco per scongiurare una catastrofe mondiale. È sufficiente inviare un qualunque messaggio "Do you want to enlarge your penis" in una centrale di controllo che un attimo dopo il sistema è craccato. Nokia sposa Microsoft. Lo scorso settembre il canadese Stephen Elop, ex dirigente Microsoft, è diventato CEO di Nokia. In febbraio Nokia ha annunciato il sistema operativo Windows Phone 7 su tutte le sue linee di prodotto entro qualche mese. Forse Nokia, come società, è arrivata al capolinea. Non è che trascina con sé anche Microsoft? Lo sapremo se un giorno vedremo Bill Gates entrare in un internet point per mandare una mail. Complimenti Bill, e a proposito di messaggi, abbiamo un video. Applauso sul video. Do you want to enlarge your penis?